Altomonte è un incantevole centro medievale incastonato nel cuore della provincia di Cosenza. Fa parte del club dei borghi più belli d'Italia, Città del Pane, Bandiera Verde e Città Slow. Situato a 496 metri dal livello del mare, con una vista unica sui monti del Pollino, della Sila, della Piana di Sibari e del Mar Ionio. Il nome Altomonte risale al XIV secolo, quando con gli Angioini la contea passò ai Sangineto e poi ai Sanseverino, principi di Bisignano legati ai Ruffo di Calabria. Altomonte passa dalla zona a valle con il nome di Brahal, per poi salire più a monte e con il nome Altofiume e poi successivamente nella collocazione attuale con espansione continua che diventa Altomonte. E sorge su tre colline, l'abitato ecco, è il centro storico è Santa Maria della Consolazione con il bellissimo borgo che circonda la cattedrale stessa. La storia ha lasciato segni importanti da scoprire in un itinerario che va dal moderno teatro all'aperto, oggi sede di numerose manifestazioni internazionali, ai vicoli medievali di spettacolare bellezza, alla chiesa di Santa Maria della Consolazione, raro esempio di arte gotica angioina. La chiesa più antica è San Giacomo, che è all'inizio del, proprio, diciamo, del borgo storico, poi abbiamo la Santa Maria della Consolazione e non di meno il convento di San Francesco, attuale sede comunale, già dal 1972-73. La chiesa più bella, più interessante sia dal punto di vista architettonico che storico di ricchezza artistica è Santa Maria della Consolazione, dove c'è un bellissimo sarcofago dedicato al suo fondatore Filippo Sangineto, poi abbiamo degli affreschi della scuola di Giotto e per poi andare all'interno del museo di opere che erano custodite dai domenicani stessi, quale può essere la Madonna delle Pere, un bellissimo quadro con raffigurante la Madonna che allatta, poi abbiamo l'opera più senz'altro ritengo che sia la più bella che il San Ladislao di Simone Martini, è una tavolettina all'alabastro bellissima, custodita e richiesta in esposizione da molte città italiane e anche all'estero. Una storia millenaria quella di Altomonte, che testimonia anche la presenza dei Templari in quello che oggi è definito uno dei borghi più belli d'Italia. C'è qualcuno che sta cercando di parlare della presenza dei Templari in Altomonte, ma avendo seguito la nascita di Altomonte, essendo stato assessore al turismo per 30 anni, non ho mai trovato critici d'arte tipo la di Dario Guida, che è una delle grandi storiche che ha scritto la prima guida proprio su Altomonte, non ho trovato anche nel vecchio manuale di Luigi Rende che parla della storia di Altomonte, non ho trovato mai il segnale dei Templari. Oggi si sta cercando di individuare, non lo so se ci riesce, se è vero, ma sarebbe una scoperta interessante per tutti. Di notevole interesse il castello e l'anfiteatro all'aperto, quest'ultimo sede del Festival Internazionale dei Due Mari, che ogni anno ospita artisti di caratura internazionale. Per quanto riguarda il castello, era la sede di Filippo Sangineto e adesso è un ristorante gestito da privati e poi abbiamo la Torre Normanna che viene adibita a mostre permanenti e infine il teatro. Il teatro è stato fatto con individuato col pensiero di Costantino Belluscio, a cui va il mio grande affetto sempre. Ma l'abilità nostra è stato quello di far vivere tutto quello che abbiamo fatto, di farlo vivere. Il teatro già da 30 anni vive e vive la sua bella esperienza in estate, dove richiama numerosi turisti. Sul museo abbiamo delle opere del 300 toscano molto importanti, abbiamo il Bernardo Daddi, abbiamo il San Ladislao di Simone Martini che è il simbolo del museo, la Madonna delle Pere che è diventato il non plus ultra proprio del museo e sono le opere che attirano poi i paramenti sacri, cioè bisogna guardarlo e soffermarsi singolarmente su ogni pezzo, uno più bello dell'altro. Definita la Spoleto del Sud, Altomonte, nel corso degli anni, è stata insignita di molteplici riconoscimenti, grazie a progetti virtuosi, eventi a carattere internazionale,
che fanno di questo borgo meta di migliaia di turisti e visitatori ogni anno. E anche perché all'epoca ero assessore al turismo e la critica che abbiamo avuto da tutta la stampa dopo che abbiamo inaugurato la cattedrale, dopo che abbiamo inaugurato le varie opere d'arte presenti nel nostro territorio, era quella di isola d'arte del 300 toscano, che è una definizione che può racchiudere tutte le altre lodi che successivamente sono avvenute, perché non di meno è Alto Monte la Spoleto del Sud, quindi paragonata alla Grande Spoleto, e da qua è nato da Spoleto il Festival dei Due Mondi, ad Alto Monte il Festival dei Due Mari, e poi abbiamo la bandiera arancione, i borghi più belli, Città Slow, abbiamo un'infinità di riconoscenze che hanno reso sempre più bello e più famoso Alto Monte nel tempo. Per quanto riguarda la parte culturale artistica, la prima cosa è la Santa Maria della Consolazione, la ristrutturazione di Santa Maria della Consolazione con l'inaugurazione dell'annesso museo che è stato subito un richiamo per artisti, per intenditori, per turisti, ha richiamato un po' l'attenzione dei media internazionali e italiani. E poi successivamente gli eventi teatrali negli anni, una volta ultimato il teatro, noi abbiamo avuto degli spettacoli che sono rimasti immemorabili, per esempio Renato Carosone è stato uno spettacolo eccezionale, una delle cose che tutti gli altomondesi e tutti i paesi d'intorno ricordano con tanto affetto. Ne dico uno, ma noi abbiamo avuto Gigi Proietti, abbiamo avuto il non plus ultra degli artisti italiani. Qualcuno ci ha definito il paese dei matrimoni, ed è vero questo, perché ad Alto Monte si celebravano intorno a 10-12 matrimoni a settimana nella cattedrale sopra, nella chiesa di Santa Maria della Consolazione, per non dire anche i matrimoni civili fatti nel chiostro del convento francescano, che era un posto bellissimo, dove io personalmente con delega del sindaco ho celebrato forse una quindicina di matrimoni. Sono noti i panorami mozzafiato che caratterizzano il borgo e che possono addirittura intravedersi dai vicoli, ma di notevole interesse è anche il laghetto artificiale realizzato nel bosco adiacente ad Alto Monte. Nella ristrutturazione abbiamo cercato come amministrazione all'epoca di dare delle indicazioni ben precise in modo da non stravolgere i luoghi che la storia dove hanno vissuto i nostri antenati, e quindi il comune è stato da esempio nel acquistare delle case e ristrutturarle per fare delle attività commerciali, delle attività artigianali e anche come edilizia privata da dare a famiglie bisognose, ed è stata un'intuizione che poi successivamente è stata copiata in molti paesi della Calabria. Dal punto di vista panorama e paesaggi, con i soldi dati dalla protezione civile abbiamo costruito un laghetto artificiale in un bosco naturale, proprio un lago antincendio, e poi intorno a questo laghetto antincendio sono stati costruiti barbecue, tavoli per picnic, dove passare una domenica spensierata con la famiglia.